presentiamo il polipo alla tilichità. Il polipo innanzitutto, polipo verace di Pantelleria, viene lessato e poi viene passato su una farina di semola, buttato 20 secondi in friggitrice in modo da renderlo croccante e poi viene adagiato su una crema di ricotta al basilico, cicoriella croccante, passata in padella con del basilico, il peperoncino e un po' di aglio e poi andremo a comporre il piatto un po' a scala finché andremo a condirlo tutto con della cipolla rossa di Tropea in agrodolce, del pomodorino confit, un filo d'olio buono, grazie e arrivederci. Primo passaggio, andiamo a mettere una crema di ricotta, che noi di solito usiamo una ricotta vaccina, e prepariamo noi un leggerissimo pesto di basilico con un po' di pinoli, soltanto aglio e un po' di olio. Poi andiamo a mettere la nostra cicoria, spesso la cicoria è quella nostra selvatica dei Nebrodi, sicuramente quando la stagione lo permette trovate la nostra cicoriella selvatica che è un ingrediente di grande qualità. Dopo componiamo con questi tentacoloni, stiamo parlando di un polipo verace, perché un polipo che viene catturato dentro le nasse, viene abbattuto sempre a bordo e viene poi preparato con appunto questa tecnica speciale della frittura per renderlo croccante. A questo punto andiamo a preparare il finale del piatto con questa cipollina qua che conferisce appunto questo tratto agrodolce. Il pomodorino confit è molto apprezzato perché dà appunto un tocco di dolce al piatto, di solito noi lo tendiamo a mettere sopra un po' nei lati in modo che il cliente può prenderlo magari in un momento diverso e può assaggiarlo insieme a cosa mettiamo. Un elemento che un po' è un po' fuori il nostro modo di vedere la cucina siciliana, ma è molto apprezzato perché ha una grande sapidità, mettiamo della riduzione di soia che dà appunto a questo piatto questo nota così sapida, e non mettiamo nient'altro che questo è il nostro polipo a tintinello.